Rafforzare le condizioni di legalità rispetto alla violenza di genere è l'obiettivo dell'amministrazione Matarrelli di Mesagne, che grazie al PON Legalità 2014-2020 ha ristrutturato due immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinandoli a centri di ascolto e di accoglienza per donne vittime di violenza. Due immobili sottratti alla criminalità organizzata che oggi tornano nelle mani dei cittadini. Qui a Mesagne è un fatto scontato, è un fatto che ormai avviene da un ventennio e proseguiamo in questo percorso che ha un significato duplice, appunto quello di sottrarre a chi illecitamente ha prodotto ricavi i propri immobili, dando poi l'opportunità a chi opera nel sociale, in questo caso chi si occupa di contrasto alla violenza alle donne, di aprire luoghi fisici dove garantire servizi innovativi, servizi che sicuramente potranno migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Sì, indubbiamente abbiamo voluto con la nostra presenza essere vicini all'amministrazione comunale di Mesagne, che oggi ha scritto un'altra pagina nel percorso di legalità da tempo avviato, sia sul tema del recupero dei beni confiscati e della restituzione alla collettività, perché il valore simbolico della confisca dei cespiti alla criminalità organizzata è proprio assunto concretezza con il recupero, grazie anche al PON Legalità Ministero dell'Interno, al recupero di questi due immobili. E l'altro tema che sicuramente ci vede particolarmente sensibili è quello della tutela e del contrasto alla violenza contro le donne, proprio perché il femminicidio o anche le altre espressioni di violenza, sia fisica che psichica, di cui oggi purtroppo siamo tutti testimoni attraverso le cronache dei giornali, ci devono indurre a fare rete.